Entriamo in una domenica del tutto inedita, una domenica senza messe, una domenica senza quelle possibilità di svago che potevamo avere normalmente la domenica. Forse ci viene da rimpiangere, sentiamo la mancanza di questa libertà. Forse però potremmo anche cogliere in tutto questo un'occasione. Mi viene da fare una proposta. Perché non proviamo a tenere un diario? Un diario di cosa stiamo imparando da questa nuova situazione determinata dall'epidemia del coronavirus? Penso che nella domenica, vissuta a casa, potremo imparare tante cose. Il fatto di preparare pranzo con tranquillità, di viverlo senza la fretta di dover scappare perché abbiamo questo appuntamento o quell'altro, la tranquillità dell'ascoltarci, magari non abbiamo cose particolari da raccontarci, ma è bello non avere fretta. Penso sarebbe bello che ogni giorno appuntiamo qualcosa di nuovo che impariamo. Sicuramente stiamo imparando la cura per la nostra salute, la cura per la salute di chi c'è accanto, ma impariamo anche tante tante altre cose. Tra queste cose potremmo anche riprendere la preghiera in famiglia. Forse è qualcosa che da tempo abbiamo dimenticato, magari perché le esigenze della famiglia sono mutate, perché i figli hanno tante cose da fare. Domani non abbiamo niente da fare. Possiamo dedicare il tempo anche per questo. A questo proposito, la Conferenza Episcopale Italiana ha preparato un sussidio per questa domenica. È una preghiera che sarà guidata da mamma, da papà, da un figlio, da chi volete, che ha un inizio e una benedizione nei confronti di Dio. È bello iniziare la preghiera così. È una preghiera che verte soprattutto sul brano del Vangelo di domani, il racconto della Samaritana. Allora all'inizio ci sarà un invito a vivere questa preghiera con l'atteggiamento della Samaritana, con l'atteggiamento della fiducia in Gesù che ci ascolta. 10 minuti, potete farla un po' più veloce, potete farla un po' più adagio, secondo anche quali sono le esigenze della vostra famiglia. Ma penso che sia proprio proprio bello dare anche un po' di tempo, pregare insieme. Magari scopriremo anche una unione tra di noi che da tempo non abbiamo più sperimentato. Un'ultima cosa, domani il Vescovo celebrerà la messa, verrà trasmessa da Telegranda. Le nostre campane suoneranno alle 10:30 e alle 11:15, ma non perché ci sarà la messa nella nostra chiesa, ma perché potremo unirci insieme a guardare e a vivere la messa con il Vescovo. Anche questa può essere una bella maniera per vivere la giornata. E allora vi auguro buona domenica, che sia una domenica nuova, non perché il coronavirus è chiuso in casa, ma perché abbiamo scoperto nel nostro cuore qualcosa di nuovo. Buona domenica a tutti.